Signori, benvenuti in una nuova puntatozza della Ragnamod. Raga, nella scorsa puntata abbiamo sbloccato il potere infinito della Mystical Agriculture. Io ho già buttato dentro alcune essenze, infatti come potete vedere abbiamo 394 di steel che si tramuteranno in due stacche 19 di steel, megoglioni, più quasi lo stesso tanto di quartzo Ratchet Iron che me ne dà 6 stack, raga, 6 stack. Io non ho parole, non ho assolutamente parole. Inoltre, ragazzuoli, io ho preso, se non sbaglio, ho preso tutte le supreme l'essenza che c'era di là. Tra l'altro dobbiamo sempre verificare mana, aspetta, quant'è che me ne mancavano per fare la 262 milioni? 3098 mi sa, vero? Sì. Vabbè, string, in realtà bastano queste string. Andiamo nella bottega. È la prima volta che uso il teletrasporto così. Ogni tanto mi dimentico di avere i cosi. E quel coso là. Sì, esatto. Quel coso. Andiamo a buttare dentro per l'appunto la mana pool, queste cose qua. Anzi, no, fermo, raga. Stavo facendo un errore madornale. Raga, ci serve andare avanti con la botania. E per andare avanti con la botania, perché ci serve? Perché, raga, così possiamo accumulare molto più mana, gestire il mana molto più veloce. Vieni qua. Altri? Dove stanno? Va bene, andiamo a dormire. Mi dimentico se... non l'ho usato una volta, la seconda mi stavo dimenticando. Vabbè, dormiamo immediatamente, ragazzuoli. Andiamo subito ad andare avanti con la botania, per l'appunto. Allora, quindi per andare avanti con la botania, apriamo le quest, così almeno ci accorgiamo effettivamente di che cosa ci serve. Runic Altar sicuramente. Allora, quindi la Mana Steel Armor non mi interessa, perché dovrei fare una Mana Steel come cazzo che si chiama? All-in One Tools. Perché? Ce ne sono anche di altri materiali? Half Steel, Terra Steel. Beh, non sarebbe affatto male, però il problema è che io ho questa bellezza adesso, non... Sai cos'è? Non mi interessa. Non me ne può fregare di meno. Allora, quindi, questa è una cosa che possiamo ignorare. Compreso, ovviamente, tutte le rod del caso della botania non ci servono per adesso, quindi non stiamo lì a perdere tempo. Quello che volevo fare io, insieme a voi, è il mana splitter della botania, sempre, che serve praticamente per splittare, per l'appunto, il raggio del mana e mandarlo in più parti. Quindi cosa facciamo? Facciamo 64 mana pool, poi effettivamente sono un po' tanti, facciamo un altro paio di mana spreader, facciamone 7, non so quanti effettivamente ce ne servono, e poi andiamo a prendere la mana, la wanda della foresta. Adesso vedete come mi sono ricordato effettivamente di avere la Winston dentro casa, sono proprio ricordato al volo. Quindi cosa serve per fare tutto ciò? Noi andremo a fare una cosa di questo tipo, no? Un po' di backup di mana. Qua al centro va il mana splitter, che ci serve per praticamente, per l'appunto, spargere il mana in tutte queste mana pool. Poi prendiamo una mana pool come base, andiamo a piazzare il mana spreader di qua e lo punteremo verso un altro mana splitter, in questo modo qua. Ecco qua, quindi lui indica, cioè va verso il mana splitter, e così via, e faremo così in modo da avere del backup con del mana. Oh, me lo devi mettere sopra, non sotto. Ok, perfetto. Poi stessa cosa di qua, altri
mana pool, 1, 2, 3 e 4, andiamo a piazzarne un paio, e così io penso che un tanto di mana possa effettivamente bastare, no? Quindi facciamo così, linkiamo questo a questo, linkiamo lui a lui. Ragazzi, mi ricordo tanto tempo fa, quando conobbi per la prima volta la Botania, cosa facevo per puntare il mana spreader dove volevo io? Non usavo mica la bind mode, no, usavo la function mode, e lui praticamente puntava il mana spreader verso la direzione che stavi guardando, e io ero, vi giuro, stavo impazzendo cercando di capire come andare a far funzionare, cioè, tutte queste che... Madonna, raga, che ricordi, che ricordi. Allora, questo invece andremo a in teoria dovrei muoverlo così, tipo un altro mana spreader di qua, oppure lo facciamo un po' più in alto, perfetto. Quindi tu punti lì e tu punti lì, quindi in teoria lui dovrebbe riempire, perfetto. Ed è un passaggio, cioè praticamente una cosa continua, no? Noi adesso facciamo questa cosa bellissima, ovvero trasferiamo tutto il mana di qua. Lui dovrebbe essere collegato, no, facciamo così, così. Poi lo dovrei collegare. Ok, lui si sta riempendo, ci vorrà un po' di tempo, ragazzi. Ci vuole un po' di tempo. Allora, nel frattempo andiamo a craftare il runic. No, aspetta, non è che magari è bloccato. Allora, qua ci dai un altro mana splitter, ok, non mi interessa. Qua ci sono i... Colleziona il mana nell'aria lentamente. Non è lo stormare, è una maniera basata sul magnet. Queste invece sono la loro versione maggiore. Interessante. Questo register crafting non ne ho mai sentito parlare, ragazzi, è la prima volta che ne vedo la cosa. Allora, perché tu sei bloccato? Allora, cosa vuoi? Mana pearl. Ok, mana pearl si crafta proprio col Chorus Pearl, quindi non sarà così semplice. Allora, aspetta un attimo, Ivis. Che cazzo lo trovo questo Ivis? Probabilmente lo trovo nell'end. Allora, proviamo ad andare a vedere se effettivamente qua, intanto secondo me il Wither è scappato. Sì, non è scappato, ma quasi, diciamo. Vabbè, gli diamo energia, dai, raga. Ok, adesso dovrebbe essere tutto a posto. Vai, vai. Vai, Cicco, vai. Ciao, Enderbean. Ok, allora, andiamo... Dov'è che andiamo? Proviamo a vedere se qua c'è il... Come si dice? Quel territorio lì, vediamo. Chorus Nidium. No, non è questo. Ivis qualcosa... cazzo è questa cosa? C'è qualche chest? Ok, non c'è niente. Allora, vediamo dove presentava. Ah, finally, it's finally over. Ci dà tutte le... abbiamo fatto tutte le... Ah, me ne dà un'altra, perché di tutte me ne dai due, giustamente. Rune delle stagioni, rune dei segni. Dei segni... No, dei peccati. Che cazzo di segni? Dei peccati. Questo è orgoglio. E vai, non so cosa sia. Slot pure, non grid pure, gluttony penso sia la...
Goloso, la goloso, boh, non lo so. La gola, gola, appunto. Last, non ho idea. Wrath dovrebbe essere ira. Ci dà una runa della Pride, ok, non mi interessa perché il nostro obiettivo è fare lui, ovvero il Terrestrial Agglomeration Plate. Raga, badate bene che io sto effettivamente rushando un po' la Bottania, no? Ma vaffanculo. E vaffanculo. Ah, meno male. Siamo riusciti ad avere almeno il tanto giusto per poter fare un Mana Steel Block. Dicevo, io sto rushando perché, ragazzotti, perché noi dobbiamo effettivamente accelerare con la Bottania, perché voglio potenziarla a livelli osceni in modo da poter avere una generazione di mana veramente esagerata, cioè proprio qualcosa di fantasticissimo, esagerato, eccetera eccetera. Ma soprattutto posso autocraftare gli End of Flame? Vabbè che hanno un valore di MC, però sappiamo che la progetté è un po', diciamo, un casino da avere adesso, no? Quindi no, non possiamo farlo. Terrestrial Agglomeration Plate. Ora, lui voleva Lapis Block e Living... No, non questi, cazzo, ho esagerato. Più la Living Rock sotto, se non erro. Quindi dove lo facciamo? Dove lo facciamo? Facciamo qua. Tanto, raga, contate che non faremo molto Terra Steel da questo crafting, cioè scorratevelo proprio. Quindi Limit Rock dovrebbe essere in questo modo, Lapis Lazuli così e questo qua. Quindi in teoria dovrebbe funzionare, però il problema è che c'è un problema. In realtà non è un problema, in realtà è un nervoso. No, vabbè, sto scherzando. Allora, ricolleghiamo il tutto, grazie. Mentre qua il Runic Altar lo andiamo proprio a togliere, lo andiamo a poggiare qua, così tanto così non c'è problema. Ok. Sì, mi gusta la mangusta. Vediamo. Ascolta, ma se io tipo... No, vabbè. Allora, dovremmo fare effettivamente una cosa molto intelligente, ovvero mana pool, perché ci serviranno almeno 4 lingotti di Terra Steel. Quindi io direi di fare così. Quindi andare a fare così. Tu non so se stai ricevendo mana, ma adesso te lo faccio ricevere io. Facciamo così. Cioè, l'importante che le mana pool abbiano almeno un minimo di mana. Quindi facciamo così. Ok. Poi facciamo così. Ti punto di qua. Perfetto. Adesso ti punto di qua. Perché questa... No. Che cazzo? No, ma sei un idiota. Vediamo. Bim, 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 bim. Ok. Ricolleghiamo il tutto di qua. Tu vai lì, non va bene, uguale. E andiamo a buttare questi Blacker Lotus a riempire, ovviamente, le mana pool. Quanto mana pool... Cioè, quanto mana vuoi per il Terra Steel? Non me lo dici. Questa penso sia una pool. Non è che mezza mana pool. Allora, vabbè, è inutile che stiamo lì a guardare. Dobbiamo, allora, innanzitutto fare gli spark. Quindi dobbiamo farne... ne ho fatti 5. No, in realtà me ne servivano 5. Ok, facciamo così e li colleghiamo tutti a lui. Perfetto. Quindi voleva il mana, la mana pearl. Allora, noi ce ne servono 4, ragazzi, eh. Perché poi andiamo a fare il seme. Cioè, non so se mi sono spiegato. Cioè, non mi sono spiegato.
Ma era abbastanza ovvia come cosa, ragazzi. Non ho assolutamente la facoltà mentale di craftare il terrasteel in questo modo, ma nemmeno per idea. Ci allontaniamo perché sennò lui prende gli oggetti. Aspetta che forse riusciamo a craftarne un pochettino. Quanto mana pullo? Quanto mana ho più che altro? Ok, siamo a 2. Dimmi che almeno il terzo riesce a farlo. Dimmi che almeno il terzo riesce a farlo, ti prego. Ti prego. Ti prego. Non deludermi. Non deludere, adesso è da solo. Ci sta provando? Sì! Abbiamo anche il terzo, raga. Lo so che ce ne servono 4. Lo so. Però aver craftato 3 terrasteel ingot in questo modo... Sì, ragazzi, sì. Cazzo, ragazzi, così va bene, così va bene. Allora, buttiamo tutto dentro, perché adesso andiamo a craftare ovviamente altro Blaker Lotus, in modo da avere così il terrasteel che ci serve. In realtà non credo che ce ne serva più di tanto. Io direi il tanto per riempire 2 mana pool, credo, una cosa del genere. Quindi sì. Allora, Psygem ne abbiamo. Quindi l'unica cosa che dobbiamo fare è ovviamente andare nel land. Sta cosa che devo andare nel land per forza. Veramente, madonna. Allora, questo. Non voglio più usare i... Allora, Purple, dai. Dovrei avere la possibilità di poterne fare un pochettino. Tieni. Grazie, molto molto gentile. Questa cosa della Purple Dye veramente. Ok, Warpstone. Così almeno non uso più i teletrappo, i telepippi. Qua scriviamo Tend Dimension. Ma raga, non lo odiate anche voi questa cosa? Il fatto che tipo tu poggi the end dimension, enter. Oh, perfetto. Qui la cosa che mi dava più fastidio era che praticamente non cioè vabbè, niente, lasciamo perdere. Volevo dire una cosa sensata, ma non riesco a dirla, non riesco a pronunciarla. No, non prenderli, ti servono per fare il crafting. Bim! Oh, molto gentile. Bim. Black Lotus. Quanto riesce a fare? Bah, benissimo. Oh, che cazzo sta succedendo? Andiamo nella botanica. Andiamo a riempire una bella mana pool. Poi gli diamo, giustamente... Wanda dagli occhi blu, tu sei la Wanda più bella del mondo. Beh, cosa succede? Ok, quindi adesso puoi riandare di là. Bravo. Facciamo così. Allora, tanto bastare dovrebbe bastare adesso questo mana, no? Quindi facciamo mana 1, 2 e 3 in base. 1, 2, 3. Ok, ovviamente, raga, non andremo a craftare, cioè a fare il mana così, in questo modo abbastanza stupido, cioè tipo crafting ridondanti, anche se un po' ci ho pensato, devo essere sincero, un minimo ci ho pensato, è normale raga, è normale. Allora andiamo a prendere i nostri strumenti da lavoro, quindi pickaxe, questo è quello con sintaccio, l'altro me lo perdo sempre, come cazzo è che si chiama? Stonebreaker mi sembra che si chiamava, poi Stonebreaker, cioè perché? Come si chiama l'ascia di Thor? Stonebreaker, Stormbreaker, non Stonebreaker.
Raga, veramente una confusione allucinante. Allora, Axe è la mia Axe. Allora, andiamo a prendere tutto l'Infenium Essence che abbiamo qui dentro. Tra l'altro, sono curioso di sapere una cosa. Infenium, no? Dov'è? Questa cosa qua. Con il Garden Cloche e l'Insanium Farmland ne otteniamo 7 a lavoro. Il Garden Cloche è molto difficile da fare. Basic Energy Cube. Interessante. Vabbè, ah, è una versione avanzata. Ok, quindi lui ti dice: ok, all'inizio te lo faccio fare le cose con la. Mi sta bene. Questa cosa mi sta bene. Ok, va bene. Quindi praticamente questa roba è tutta da togliere. Ci vogliono il Garden Cloche. Mi fa piacere. Mi fa piacere. Allora, per il Terra Steel mistica all'agricoltura ci serve quello rosso. Raga, non chiedetemi quale cazzo sia. Facciamo così. Ma perché faccio? Potrei fare con i blocchi direttamente. Devo fare. Sti cazzi, ormai abbiamo fatto così. Bim! Non so quanto me ne uscirà, raga. Non ne ho assolutamente idea. Però. Ok. Devo dire la verità, me ne esce abbastanza. 1, 2, 3, 4. Qua, 4. Poi, giustamente, ci servono i seed. Mystic, poi scriviamo seed. Prosperity seed base. Thank you very, 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 very much. Mystic. Ma veramente, che palle. Che vale. Buongiorno. Tua zia in carriola. E non ho il terzium. Ma perché? Ma perché non ho il terzium? Perché effettivamente è terzium, è arrivato terzium. Sì, dov'è? Dov'è? Ah, della cube. Eh? Why you do this? Ok, va bene, non chiedo. Imperium vattela pigliando il culo, però ci servono ovviamente altre 4 di queste essenze per poter fare il base seed. Madonna ragazzi, madonna, che goduria, che goduria. Supremium seed base, terra steel ingot, bim, 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 bim e bim. Madonna, raga, non dobbiamo più fare il Terra Steel, raga, non lo dobbiamo più craftare. Che cazzo se ne frega, ma lo lasciamo di là, ma vaffanculo, ma veramente. È una goduria immensa. Allora, il Botany Pot ce l'ho già, quindi non dobbiamo farlo. Poi, che minchia è che voleva? Il Basic Energy, allora, Garden Cloche. Ovviamente andremo a fare l'autocrafting, non esiste proprio che io vada a craftare una cosa del genere a Manibus. Tu vai anche lì dentro. Questo dovrebbe essere capace di poter autocraftare tutto qua. Dobbiamo autocraftare la Mechanism. Dobbiamo autocraftare la fottuta Mechanism. Allora, queste cose le... Poi, ma dimmi te perché cazzo... Cioè, ma perché non metti un autocrafting? Cioè, ma dimmi te. Ora, dimmi te il senso. Adesso io voglio provare a fare una cosa, no? Perché effettivamente ci sta. Copper. Pipe. Beh, allora, se lui mi fa attaccare pipe
alla workbench, vuol dire che si può fare, perché se no, ragazzi, sarebbe veramente un'idiozia. Allora, proviamo a vedere se è possibile. Non si collegano. Non si collegano. Dai, raga, è una stronzata, veramente. Proviamo a metterlo qui. No, neanche. Cioè. Ma vaffanculo, mica mi... È una stronzata perché, come si dice, perché tu non mi permetti di autocraftare queste cose? Questa è una pecca, questa è veramente una pecca, perché è un oggetto di crafting stupido, capito? Cioè, avrei accettato l'uso dell'energia, l'utilizzo dell'energia, perché è un autocrafting. Avrei detto, ok, va bene, vaffanculo, uso l'energia, però fammelo autocraftare. Perché non me lo fai? Vabbè, raga, andata così, dai. Facciamo così. Ne craftiamo un po', poi quando serviranno... Perché c'è? Madò, ancora questo problema. Allora, facciamo così. Proviamo a richiedere un garden cloche. Voglio vedere se manca, ma sicuramente manca qualcosa. Ci serve l'Advanced Fluid Tank, che quella è abbastanza stupida da fare. Advanced Fluid Tank. Quindi andiamo a fare questo autocrafting qua. Lo buttiamo di qua. Poi l'Enderium Glass. Enderium Glass, che si fa in questo modo abbastanza idiota. Dobbiamo andare nel... Sì, dovrei fare il... Come si chiama? Il monitor per controllare tutti i crafter. Adesso non mi ricordo come si chiama. Bim. Poi cos'è che mancava? Non ho visto. Ah, il Threaded Wood Fence qualcosa. Non ne ho idea che oggetto volesse. Threaded Wood Scaffolding, che si fa così. Che si fa in questo modo. Bim bim. Ok. Quindi Garden Cloche 1, me lo puoi fare? E la risposta è sì. Ma vieni, raga, ma che bellezza. Qua mi dai altre robe. Torn Chakram. Cos'è successo? Questo penso sia un'arma. Allora, Terra Steel Plate, Terra Steel Seed. Contate che nel Garden Cloche... Otto? Ah, ma vuole l'Insanium Farmland, quindi per forza di cose devi passare da tutti... Dall'Eidolon. Ma non l'ho sbloccata, vero? No. Ma io, raga, mi accontenterei anche del... Come si dice? Dell'Insanium Farmland. Alla fine è un'unità in meno. Farmland. Interessante che lui me le dia di base. Facciamo così. Anche solo con la Prudentium. Vediamo quante essenza mi dai con la Prudentium. 3. Non è poco, eh. Allora, contate che con il Botany Pot te da una. L'unica cosa che cambia è che ti accelera l'ottenimento dei materiali. Mystical, allora, dopo di questa c'era la Tertium, quindi andiamo... Oh, che cazzo sto facendo? Tertium così, e così, Tertium Farmland. Poi facciamo così, otteniamo l'Imperium. Facciamo... In questo modo e otteniamo la Supremium. Poi dovrei cercare di ottenere 16. C'è il cazzo, no! Perché ne ho 4? Questi, 2 me ne servono, non 4.
Ok, su Premium Farmland, peccato per l'Insanium. Ah, raga. Peccato, 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 peccato. In realtà potremmo, anziché farmare il Terra Steel, potremmo farmare l'Infame. Potremmo inizialmente farmare l'Inferium. Raga, sono un imbecille. Sono un imbecille. Ma un imbecille. Va bene. Scusate. Allora, vabbè, facciamo il processo inverso. Quindi ci servono... In realtà possiamo farmarli entrambi, però non con l'Insanium Essence, quindi facciamo così, così, e poi quella ce l'ho, quindi facciamo Farmland. In realtà possiamo effettivamente farmarle entrambe, non me ne può fregare di meno. Allora così, così, e così, con la Supremium Farmland però, perché non abbiamo abbastanza essenza per poterne fare. Vediamo, lo puoi fare, sei bellissimo, ma sei fantasticissimo. Ok, abbiamo due Garden Cloche, posso craftare un sink, vuoi un water bucket? Ma te lo do subito, ma che problema c'è? Te ne do 21, guarda, 16, va bene. Non è preso la... Ok. Pensavo avesse preso la plastica per sbaglio. Ok, andiamo a chiedergli un bel sinchettino. Poi un flux point. Poi dei cable. No, dei pipe, in realtà. Pipettes. Pipe per i fluidi. Anche gli upgrade, assolutamente. Drawer. Questo sarà per come si chiama, la Terra Steel Essence. Quindi facciamo così, prendiamo tutto. Tra l'altro avevo già un Insanium, una Supremium Farmland. Dove li piazziamo? In realtà non vorrei piazzarli dentro casa, ma andremo a fare una nuova zona per loro, raga. Per il momento direi di piazzarli... magari tipo di qua, quindi in realtà tubi per gli oggetti non ne abbiamo bisogno, perché effettivamente allora qui andiamo a farmare l'Inferium Seed. Ok, poi se fammi salire, grazie. Prendi energia, ok. Ora, i liquidi. Raga, ma state guardando la velocità del Garden Cloche? Ma sei fuori di testa! E se ti metto il bombilla? Ah vabbè, adesso c'ha l'uno per, no? Raga, vabbè, ma stiamo scherzando. Altro che botany pot. No, qui. Anche l'altro è velocissimo. No, vabbè. No, vabbè, raga, ma stiamo scherzando. Non esiste, cioè, Garden Cloche a manetta. Garden Cloche a manetta. No, fuori di testa. Mi ha completamente mandato in tilt il cervello questa cosa. Uno stack, cioè...
In 2 secondi mi ha fatto uno stack di Terra Steel Essence. E di più anche. Raga, belli, cioè, no, vabbè. Per me ha vinto tutto. Per me ha fottutamente vinto tutto. Raga, no, cioè, non esiste. Ma dai, ma stai scherzando. Ha accelerato i Garden Cloche. Io non so quanta energia stiano consumando. 16! 16, ma ne metto 28 miliardi di Garden Cloche così, ma sei fuori di testa. Quando mi dice Flux, ah no, gli devo dare un nome, no, ma me lo dice lui, cioè 16 RF su Tick. 16, no, stai malissimo. 7 stack, raga, 10 minuti, 5 minuti, no, 2, che cazzo ne so, da quando l'abbiamo dato? 7 stack di Infelium. No, vabbè, ma no, cioè, no, vabbè. Questo è fuori con 3 stack, gli ho appena tolto 2 stack di Terra Steel Essence, raga. Ne ha già 3 stack. No, vabbè. No, vabbè, raga, è il modpack più bello a livello di farm, di farti usare tutte le mod, di farti penare quando tu arrivi ad avere una cosa del genere e senti la soddisfazione. Cioè, quando abbiamo fatto il Botany Pot, ho detto, ah, mica adesso ci togliamo dalle palle. Ho visto che c'era il Garden Cloche, ma non ho pensato, cioè non stavo pensando al fatto che andremo a fare il Garden Cloche. Cioè diceva, vabbè, uso il Botany Pot, non voglio un'energia, vaffanculo. Invece qua ti dà il motivo per usare il Garden Cloche. Perché poi, tra l'altro, il tizio ha pensato bene di dare dei tier alle farmland. Quindi tu più vai avanti con le farmland, più essenze ottieni. No, vabbè, raga, è un genio. È un fottuto genio. Cioè, non esiste. Cioè, ora dimmi. Ora fammi un tipo ancora più contento, ma non credo, non penso che faccia una cosa del genere. E infatti, sarebbe stato troppo esagerato, raga. Però con l'Infinium Essence invece potrei farlo, perché potrei prendere i blocchi e da lì potrei craftare in automatico tutte le essenze. Fare l'autocrafting delle essenze, anche se purtroppo, ragazzi, conviene utilizzare un crafter della RF Tools, perché così almeno riusciamo senza problemi a fare questo crafting qua. Raga, già così io dico tranquillamente, se piazzo un crafter qua possiamo farlo tranquillamente senza problemi. Io stasera, quando tornerò a casa, probabilmente avrò blocchi e blocchi di Insanium, cioè a mani basse, so già che sarà così. Quindi crafter tier, vaffanculo, vabbè, tag crafter tier, control, ok, vai, craftami il tutto. Tanto ci serviva il cloakroom per fare questo crafting, no? Ok, quindi craft, sì, prima il crafter di livello 1, poi crafter di livello 2, perfetto, crafter di livello 3, perfetto. Poi prendiamo la, no, si chiamava, non si chiamava brr, ma si chiamava crystal. Prendiamo i pipe, perfetto, il compacting drawer, così almeno possiamo tranquillamente accumularne tanti, gli upgrade della drawers, cioè, raga, ovviamente i semi della mystical agriculture andremo a farli tutti, però ne farmeremo solo alcuni.
Perché raga, materiali che abbiamo già lì non ha senso farmarli anche con la Mystical Agriculture. Poi vabbè, decideremo in seguito, non è una cosa assolutamente problematica. Allora, il crafter lo mettiamo così. Quindi, se io ti dico qui dentro, no? Dammi qua. No, dammi un po' di più, grazie. Ti dico così, metti questo int e ti dico guarda che così mi fai il prudentium. Poi andiamo a prendere prudentium, va bene, nel frattempo posso anche craftarne. Ok, quindi ti posso dire remember. Poi, col prudentium, mi fai il tertium. Quindi facciamo così. Facciamo, quindi il tertium, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, quindi 1, 2, 3, 4. Il tertium non l'ho ancora messo, quindi facciamo così. Facciamo interno. Tertium, grazie, più la Master Infusion Crystal, applica. Che bellezza, raga, che bellezza. Allora, facciamo on to activate, perché dobbiamo dirgli remember e remember. Poi facciamo questo modo. Ok, quindi facciamo così, remember. Poi gli diciamo guarda che così, sempre int, e così mi fai la supremium. Ok, facciamo remember, perfetto. Qui sempre interno gli diciamo mi fai l'insanium. Quindi se noi tipo però dobbiamo bloccare, dobbiamo farlo piano piano. Ma non è che c'ho un insanium qui dentro? No, peccato. Facciamo così, prendiamo tutto il ben di Dio che abbiamo e aspettiamo di avere un insanium. Ok, quindi con l'insanium facciamo così e tiriamo fuori il blocco. Quindi in questo modo, se noi facciamo così, svranched, mettiamo l'upgrade, lui dovrebbe iniziare a craftare tutto. Possiamo dirgli anche fast, grazie. Adesso è 1.25, vediamo. Madonna, è anche più veloce. È anche più veloce. Non me ne è ancora craftato, perché comunque ne vuole. Facciamo così, lui all'esterno dovrebbe prendere solo gli insanium block. Ok, lo aumentiamo e basta. Insanium, non c'è, quei blocchi compressi non ci sono. Perfetto, ragazzi. Ma non è che ho attivato l'autoclick. Sì, ho tenuto un altro click. Cosa ho fatto? Perché ho perso un piccone? Dammi qua. Ok, raga, io vi saluto qua. Alla prossima.